subito al capo della squadra di soccorso e mandò Thomas a prendere Rocky. Erano tutti orgogliosi di prendere parte al piano di Todd per salvare la balena. Stai molto attento, Rocky! Non ti preoccupare, Todd. So io come fare. Scendi ancora? Piano, piano! Oh! Va bene così, perfetto, puoi sganciare la gru. Oh, la balena sembra molto triste e stanca. Oh, quanto vorrei che ci fosse qualcosa che potessimo fare per farla stare meglio. Ho sentito dire che alle balene piace cantare tutto il giorno. Oh, davvero? Ma anche a me piace tanto cantare. Oh, aspetti, signor Oliver, ci siamo quasi. So che tu vuoi tornare dentro l'acqua. So che tu vuoi tornare dentro al mare. Sei sicuro che funzionerà, Todd? Oh, sì, signor Oliver. Alle balene piace cantare. So che tornerai dove i pesci fanno ciaff, ciaff, ciaff. Tutto il giorno, tutto il giorno. Mentre ciaff, Oliver ciaff, e Todd sbuffavano lentamente verso il porto di Brendam, tutti accorsero per vedere l'incredibile spettacolo del trasporto della povera balena. Ma che mi venga un colpo! Sarebbe una balena, quella? Sì, Cranky. Credi che ce la faresti a rimetterla in acqua? Farò del mio meglio. Ora ti saluto e spero che ritroverai la tua famiglia. Riesco a vederla, signor Oliver. Oh, eccola lì! Sta bene, Todd! Grazie a te! Oh. Da quel giorno in poi, ogni volta che Todd passava alla baia di Bluff, ricordava la sua cara amica con una canzone. So che lei è tornata dentro l'acqua. So che lei è tornata dentro al mar. Ora che è di nuovo lì, il suo cuore potrà gioir. In alto mar potrà cantare. Todd e la balena. Era una bellissima giornata assolata d'estate sull'isola di Sodor. Oliver e il vagone con frenatore, Todd, si sentivano particolarmente felici. Oh, che bello è sognar guardando il mare, e guardandolo ci piace poi ballare. Il sole ti deve aver dato alla testa, Todd. Ma a questo punto, se ti va di cantare, continua pure. Può starne certo, signor Oliver, lo farò. Una banda marcia suona questo prom, prom, prom. E le trombe tutte insieme. Ma non passò molto prima che Oliver si stancasse di sentire Todd cantare. Quando siamo lì, noi felici siamo così, vicino al mare, vicino al mare. Cielo, alla Great Western non c'era un tale baccano. Ecco che cosa succede quando Todd è di buon umore. Mi scusi, signor Duck, non volevo infastidire nessuno. Lo so, Todd, ma forse sarebbe meglio se tutti facessimo il nostro lavoro in silenzio. Signor Oliver! Guardi, è una balena! Non ci crederai mai, Duck! Todd dice di aver visto una balena! Non è una battuta spiritosa. Ma non era una battuta! Devi essere un po' più serio, Todd. Forse ti dovresti concentrare sull'essere un vagone con frenatore utile, invece di cantare e fare battute.
Va bene, signor Oliver. Non è una bellissima giornata, Todd? Lo era, signor Thomas. Finché non ho visto quella... Oh, non importa. Si metterebbe a ridere, lo so. No, non lo farei, Todd. Che c'è? Ho visto una balena sulla spiaggia della baia di Bluff. Se l'hai immaginata, Thomas. Avanti, Todd. Il sole ti ha dato veramente alla testa. Puoi andare? No. Todd era molto arrabbiato per il fatto che Oliver non l'avesse preso sul serio. Non disse più una parola per tutto il viaggio di ritorno da Knapford. Stai bene, Todd? Ad essere sincero, sono un po' triste. Prima mi ha fatto smettere di cantare. Poi ha detto a Thomas che ho immaginato di aver visto quella balena. Scusa se sono stato scortese sul tuo canto. Ma cosa, signor Oliver? Non credo ai miei occhi. C'è davvero una balena, Todd. Oh, mi dispiace di aver dubitato di te. Gliel'avevo detto. E una balena spiaggiata ha bisogno di aiuto. Hai ragione, Todd. Dobbiamo allertare subito la squadra di soccorso di Sodor. Emergenza alla baia di Bluff, sulla spiaggia. È un incendio? Magari è un naufragio. Il dovere chiama! Oliver e Todd aiutarono la squadra di soccorso portando acqua per mantenere la balena bagnata. Cosa stanno facendo adesso? Sembra che Patch voglia spostare la balena il più vicino possibile al mare. Così può nuotare via. La marea è troppo bassa, signore! Harold ha ragione. Non puoi spingere la balena fino a lì, Patch. Non sopravvivrebbe. Oh, cielo. Non so nient'altro che possano fare, signor Oliver. Non lo so, Todd. Ma se ci fosse, lo farebbero sicuramente. Oliver e Todd osservavano mentre coprivano la balena per proteggerla dal sole cocente. Le furono scavate trincee intorno per mantenerla bagnata mentre Flynn e Belle le pompavano acqua sul dorso. Quando la marea tornerà, la balena potrà nuotare via. Ma ci potrebbero volere ore. Io credo che sarebbe più facile sollevarla e portarla fino al porto di Brendam. Lì l'acqua è molto profonda e potrà nuotare libera. Oh, Todd, per favore lascia che la squadra di soccorso continui con il suo lavoro. Andiamo? Dobbiamo riportare questi serbatoi di acqua vuoti a Knapford. Intanto a Knapford tutte le locomotive stavano parlando della balena spiaggiata. Allora non te l'eri immaginata, Todd? Affatto, signor Thomas. Cosa c'è che non va ora? La squadra di soccorso non è lì? Sì, ma la marea è talmente bassa che temo che non faranno in tempo a salvare quella povera balena arenata. Non riesco ancora a capire cosa ci sia di sbagliato nella mia idea di portarla al porto di Brendam. Per tutte le caldaie bollenti, ma è un'idea davvero geniale, Todd! Davvero? Signore! Signore! Todd ha un piano per salvare la balena! Quale sarebbe, Todd? Non so se funzionerà, signore. Ma stavo pensando che se potessimo sollevare la balena e portarla al porto di Brendam, potrebbe nuotare via. Magari potremmo metterla su un pianale o qualcosa Sir del genere. Sir Topham pensò che l'idea di Todd fosse molto buona. Telefonò subito al capo della squadra di soccorso e mandò Thomas a prendere Rocky. Erano tutti orgogliosi di prendere parte al piano di Todd per salvare la balena. Stai molto attento, Rocky! Non ti preoccupare, Todd. So io come fare. Scendi ancora? Piano, piano! Oh! Va bene così, perfetto, puoi sganciare la gru. Oh, la balena sembra molto triste e stanca. Oh, quanto vorrei che ci fosse qualcosa che potessimo fare per farla stare meglio. Ho sentito dire che alle balene piace cantare tutto il giorno. Oh, davvero?
ma anche a me piace tanto cantare. Oh, aspetti, signor Oliver, ci siamo quasi. So che tu vuoi tornare dentro l'acqua. So che tu vuoi tornare dentro al mare. Sei sicuro che funzionerà, Todd? Oh, sì, signor Oliver. Alle balene piace cantare. So che tornerai dove i pesci fanno ciaff, ciaff, ciaff. Tutto il giorno, tutto il giorno. Mentre ciaff, Oliver e Todd sbuffavano lentamente verso il porto di Brendam, tutti accorsero per vedere l'incredibile spettacolo del trasporto della povera balena. Ma che mi venga un colpo! Sarebbe una balena, quella? Sì, Cranky. Credi che ce la faresti a rimetterla in acqua? Farò del mio meglio. Ora ti saluto e spero che ritroverai la tua famiglia. Oh no! Non riesco a vederla, signor Oliver. Oh, eccola lì! Sta bene, Todd. Grazie a te. Da quel giorno in poi, ogni volta che Todd passava alla baia di Bluff, ricordava la sua cara amica con una canzone. So che lei è tornata dentro l'acqua, so che lei è tornata dentro al mar. Ora che è di nuovo lì, il suo cuore potrà gioir, in alto mar potrà cantare.
dalle rotaie, sciocca di una locomotiva! Tu sei troppo lenta per essere utile a qualcosa! Oh, Steven, tu hai salvato me e tutti i miei passeggeri. Io... Credo che voglia dirti grazie, Steven! Sir Topham arrivò per valutare i danni al ponte. Che dire? Voi due avete sicuramente evitato un terribile disastro. Steven ha corso il rischio maggiore, signore. Ha attraversato il ponte per fermare Gordon. Beh, sono molto orgoglioso di tutte e due. Non siete state due locomotive molto utili oggi, ma siete state due locomotive davvero eroiche. E mentre il ponte sospeso veniva riparato, tutte le locomotive dovevano attraversarlo adagio, come faceva il lento Steven. Andiamo, Gordon! Rocket in arrivo! Oh. E l'incredibile atto di coraggio di Steven spinse un numero sempre maggiore di turisti a visitare il castello di Ulstead e rese il vecchio e lento Steven ancora più famoso di prima. Salvataggio di Rocky. Un giorno, al centro di ricerca e salvataggio di Sodor, tutti i veicoli erano pronti e in attesa, nel caso ci fosse stata un'emergenza. Ricordate quella volta che dovevo spegnere un incendio al porto di Brendam? Ho dovuto viaggiare a tutta velocità sia sulla strada che sulle rotaie per arrivare in tempo. Solo Flynn l'incredibile può farlo. Ruote da rotaia, ruote da strada. Ruote da rotaia, ruote da strada. Ehi! Guarda che qui non sei l'unico capace a spegnere incendi, Flynn. Attenta che ti prendo. Fatela finita, voi due. Tutti sanno che i salvataggi più emozionanti e rischiosi vengono portati a termine in volo. Per essere davvero bravo nelle missioni di soccorso dovresti proprio provarle a fare a terra, Harold. Ed essere pronto a sporcarti le ruote di fango. E che mi dici di te, Rocky? Non hai proprio niente da raccontarci riguardo alle tue avventure? No, non direi. Sono solo contento di fare parte della squadra. Oh, giusto. Ehi, non vi dimenticherete di me. Nessun altro può pattugliare l'intera costa di Sodor come faccio io, controllando che sia tutto a posto. Qualcuno ha bisogno del nostro aiuto. Uno di noi dovrà entrare in azione. Tocca a me. Sta arrivando. Ragazzi, credo che vogliano me. Tranquillo, era solamente un'esercitazione. Rocky, Harry ha avuto un incidente. Ha bisogno del tuo aiuto. Sei sicuro che non vi servo? Io posso viaggiare su strada, lo sai, vero? E io posso viaggiare su strada e su rotaia. E che mi dici di me? Io posso arrivare fin lì volando. Scusate tutti quanti. Oggi Rocky è l'unico che può aiutarci. Una grossa roccia era caduta sulla linea che porta al castello di Ulstead. E il povero Henry aveva deragliato. Oh, Rocky! Grazie al cielo sei qui! Oh, accibicchia, Henry! Brutta situazione! Com'è capitato? Roccia sui binari! Non ti preoccupare! Ci penso io, ti rimetto subito sulle rotaie! Uno, due, tre. Ecco fatto, Henry. Sei di nuovo sulle rotaie. Dovresti andare all'officina per farti controllare. Ma che sollievo! Grazie, Rocky. Nessun problema. Uno, due,
tre... Sì! Oh no! Attenti! Cielo, oh no! Rocky! Oh cielo! Per i carboni ardenti! Rocky, stai bene? Oh, non è niente di grave! Ma Rocky, tu sei la gru grande e possente che ci aiuta a rimetterci sui nostri binari quando noi deragliamo. Esattamente. Allora, chi solleverà te per riportarti sui binari? Oh. Vado a cercare aiuto. Io posso salvare Rocky? Me, scegli me, sono pronto. Oh, sarò io a salvarlo. Non lo so, dobbiamo trovare un modo per rimetterlo sui binari. Avrà bisogno dell'aiuto di tutti voi. Levate gli ormeggi! Probabilmente non del tuo, Captain. Non si trova vicino all'acqua. Non ti preoccupare, era soltanto un'altra esercitazione. Perché ci stanno mettendo così tanto? Tranquillo, sono abituato ad aspettare. L'attesa fa parte del mio lavoro. Posso rimanere fermo per giorni e all'improvviso... Ce l'ho fatta! Sono qui, tranquillo! Sono il primo ad arrivare, come sempre. Beh, io non credo proprio, Butch. Non se ne parla. Sono chiaramente io il primo. Credo che dobbiate sapere che sono arrivato io per primo. Sono felice che siate tutti qui, perché credo proprio che dobbiate collaborare se volete darmi una mano. Stavolta, lo sapete? No affatto, Rocky. Credo che riuscirò a rimetterti in piedi senza l'aiuto di nessuno. Sono troppo pesante, Butch. Posso farcela! Io posso farcela! Butch! Smettila subito! Finirai col bruciarti il motore, vecchio mio! Non ce la faccio proprio. Questa missione richiede un sollevamento aereo. Io credo proprio che dovrebbe essere un lavoro di squadra, invece, lo sapete? Harold in missione di salvataggio. Forza! Forza così! Oh! Oh cielo! Oh, caspita, Harold! Credo proprio che Rocky si sia allontanato ancora di più dai binari! Scommetto che ce la faccio! Fatemi provare! Anch'io voglio darti una mano! Fatemi provare! Ragazzi, io non penso proprio che funzionerà! Pronto? Issa! Tira, Dan! Lo sto già facendo, Flynn! Sei tu che devi tirare! Fermi! Fermi! Dovete provarci tutti quanti insieme e lavorare come una squadra. Harold, tu solleva da un lato, per favore. Sì, signore. Butch, tu solleva dall'altro. Ci penso io, Rocky. Mel, Flynn, voi mi rimetterete sui binari. Ok, Rocky. Forza, facciamolo. E Thomas, tu invece dovrai tenere d'occhio le mie ruote e i binari, ok? Lo farò, tranquillo. Pronti? Tirate! Un po' più su, Harold. Più a sinistra, Butch. Alla tua sinistra. Esatto. Come andiamo lì, Flynn? Tutto ok? Bene. Ora, Bell e Flynn, tirate! E... lasciate! Urrà! Urrà! Meraviglioso! Urrà! Adoro quando i piani riescono così bene! Grazie di nuovo a tutti quanti. Nessun problema, Rocky. Ma tu non sei facile da salvare. Sapete, credo che siate tutti fantastici. Ma quando collaborate,
Siete i migliori! Guai al porto di Brendam! Tutti ai posti di manovra! Oh, guardate, c'è un'altra emergenza! Forza, andiamoci tutti insieme! Stiamo arrivando! Urrà! Questa non era un'altra esercitazione! Jeffrey. Era una giornata piena sull'isola di Sodor, specialmente per Thomas, che era in ritardo per la consegna del treno merci al porto di Brendam. Ok, Salty, questo è uno dei tuoi. Vado subito, marinaio! Ha-ha! Poi ci fu un problema. Per mille assali bucati! Che state combinando laggiù? Non è stata colpa nostra, ci hanno spinto troppo forte! Chi ha smistato quei vagoni e ha creato tutto questo caos? Non sono stato io! Neanch'io, marinaio! Beh, però qualcuno ci ha spinti! Thomas? Io? No! Non sono stato io, ve lo giuro! Jeffrey! Chi? Jeffrey? Io però non vedo altre locomotive da queste parti. Era qui un minuto fa, ma ora se n'è andato. Io non ho mai sentito parlare di questo Jeffrey. Dimmi com'è fatto. Tutti volevano sapere di più su Jeffrey. Ma Jeffrey non esisteva. Thomas se l'era dovuto inventare per togliersi dai guai. Jeffrey è una locomotiva. È molto grande e è arrivato qui dalla terraferma. Chi è arrivato qui dalla terraferma? Una nuova grande locomotiva di nome Jeffrey. Una nuova locomotiva? Wow! Ma dove è andata? Annie e Clarabel si stavano facendo dare una mano fresca di vernice all'officina quando Thomas tornò a prenderle. Thomas! Ciao, amico mio. Ciao, Victor. Ho sentito dire che c'è una nuova locomotiva a Sodor. Sono davvero impaziente di conoscerla, lo sai? Se avesse bisogno di una nuova mano di vernice, può venire qui e chiedere di Victor. A proposito, di che colore è questo Jeffrey? È rosso. Arrivederci, Victor. Rosso? Un colore bellissimo. Quando ci farai conoscere questo Jeffrey, Thomas? Non ho voglia di parlare di Jeffrey, grazie mille. Sembrava che tutti volessero conoscere Jeffrey. Ciao, Thomas! Ci piacerebbe fare una foto alla nuova locomotiva, Jeffrey! Sai per caso dov'è? No. Io invece ho sentito dire che Jeffrey è verniciato di rosso. E se vuoi saperlo, io credo che ci siano già troppe locomotive rosse qui a Sodor. Io non penso che sia molto veloce. Oh, invece lo è! Jeffrey è velocissimo! È talmente veloce che nessuno lo ha visto allontanarsi dal porto di Brendam. Jeffrey? Jeffrey? Cosa sono tutte queste chiacchiere su Jeffrey? Vorrei proprio sapere che ci fa questa strana locomotiva sulla mia ferrovia. Ma tu, Thomas, sembri essere l'unico ad averlo visto finora. Beh,
Il fatto è che, ecco, Jeffrey è davvero molto timido, signore. Forse dovremmo dimenticarci di lui e fare finta che non sia mai successo nulla. No, mi dispiace, Thomas. Non posso fingere di dimenticarmi di lui. Puoi portarmi a conoscerlo, per favore? Ma non lo posso proprio fare, perché... si sta nascondendo. Nascondendo? E dove? Si sta nascondendo nel tunnel di Harry. Va bene, allora portami nel tunnel di Harry. Io credo che sia meglio che vada a cercarlo da solo, signore. Giusto per avvisarlo del suo arrivo. Signore. Cosa? Thomas, torna indietro! Fermo! Thomas, ma che stai facendo? Dove stiamo andando? Oh no! Thomas, che c'è che non va? Rallenta! Non mi piace andare in retromarcia così veloce. Rallento, per favore! E sta più attento! Non capisco cosa ha in mente quella sciocchina di una locomotiva a vapore. Credo che Thomas si sia fermato nel tunnel, signore. Thomas? Thomas! Che stai combinando lì dentro? Jeffrey è lì con te? Sì, signore. Si sta nascondendo qui dentro al tunnel, signore. Chi c'è qui? Shh. Ma noi siamo gli unici qui dentro, Thomas. Non voglio mai più andare così veloce in retromarcia, capito, Thomas? State zitte, per favore. Thomas, di a Jeffrey che vorrei parlare con lui, per favore. Salve! Sono Jeffrey. Mi dispiace di non poter uscire, signore, ma sono molto, molto timido. Beh, Jeffrey, che tu sia timido o no, hai causato molta confusione e ritardi. Fa più attenzione quando smisti i vagoni in futuro. Certamente, signore. Non ci saranno altri incidenti a causa mia. Thomas? No, niente più incidenti, Jeffrey. Beh, allora arrivederci. Stai andando via? Arrivederci, Jeffrey! Thomas pensò che il suo piano avesse funzionato molto bene. Ma i veri guai dovevano ancora cominciare. Oh, per tutte le caldaie bollenti! Che cos'è stato? Oh, è Spencer! Sta attento! Oh, no! Per tutte le caldaie bollenti! Oh! Levati di mezzo! Levati di mezzo! Thomas? E Spencer? Io non capisco. Dov'è il povero Jeffrey? Chi sarebbe Jeffrey? È una grande locomotiva della terraferma. Non lo hai visto nel tunnel? Non c'era nessuna locomotiva nel tunnel. A eccezione di quello sciocchino di Thomas. È quello che ho detto anch'io. Thomas? Spiegati, per favore. Mi dispiace, signore. Io mi sono inventato Jeffrey perché non volevo finire nei guai per aver causato quell'incidente al porto di Brendam. Oh, allora sei stato tu, non è vero, Thomas? Ora ascolta, a tutti capitano gli incidenti. Per esempio, stamattina io ho rotto una teiera della signora Hutt ed era la sua preferita. E sai cosa ho fatto? Le ha detto che era stato Jeffrey? Certo che no! Ho confessato subito e credo proprio che dovresti farlo anche tu. Hai provocato molto caos inventandoti quella sciocca storia su Jeffrey. Mi dispiace, signore. Spero che imparerai dai tuoi errori questa volta. Adesso devo tornare a Knapford, Thomas, per comprare una teiera nuova. Quindi questo significa che non esiste alcun Jeffrey? Proprio così, Percy. Ma che peccato! Quel Jeffrey sembrava una locomotiva così simpatica. Oh. Ops, scusate. Colpa mia. Veloci bambe, pancio giù, ma
La notizia viaggiò in fretta per tutta l'isola. Il vecchio Toby sta per essere rottamato! Il vecchio Toby sta per essere rottamato! Il vecchio Toby sta per essere rottamato! Rottamato? Rottamato! 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 Scusa, Toby. A questo punto credo che non fosse una buona idea, dopo tutto. No, Reg, non lo era affatto. Ma insomma, dico io, si può sapere come ti è venuto in mente? Stavo solo cercando di rendermi utile. È così triste. Era una locomotiva così buona, Stafford, lo so. Povero vecchio Toby. Hai sentito la novità, Emily? Il vecchio Toby sta per essere rottamato. Davvero? Sì, è vero! Lo dicono tutti ormai! No, no, no! Ma che... no! Il mio Toby è in perfetta forma! È impossibile che stia per essere rottamato! Non capisco proprio che cosa gli sia preso a tutti quanti oggi! Perché nessuno si è fermato ad aiutarmi? Oh! Aspetta un momento, Toby! Credo che stia arrivando qualcuno! Oh, ciao, Emily! Ciao, Reg! Lo sai che tutti stanno dicendo che Toby sta per essere rottamato? Rottamato? Ma non è assolutamente vero! Ho soltanto finito il carbone! Che ti avevo detto? Era solo un mucchio di stupidi pettegolezzi! Henrietta! Oh, Toby! Non sai per quanto tempo ti ho aspettato? Non ti avevo forse detto di fare rifornimento di carbone? Sì, Henrietta, lo so che me lo avevi detto e avevi ragione. Scusa. Forse è meglio che ti presti un po' del mio carbone. Alla fine della giornata, Sir Topham radunò tutte le locomotive al deposito di Knapford. Toby! Sei qui! Ma certo, Thomas! Avevo solo bisogno di un po' di carbone! Un attimo di attenzione, per favore! Volevo solo comunicarvi, in modo assoluto e categorico, che Toby, la locomotiva tram, non sta per essere rottamato! Urrà! Toby è ancora una locomotiva operosa e molto utile! E... chiunque abbia messo in giro la voce che Toby stava per essere rottamato ha creato molta confusione e probabilmente anche qualche ritardo. Non capisco da dove sia venuto fuori un pettegolezzo così stupido. Non lo so. Non ho proprio idea di chi abbia potuto metterlo in giro. Che idea sciocca. Credo che Thomas si sia fermato nel tunnel, signore. Thomas! Thomas! Che stai combinando lì dentro? Jeffrey è lì con te? Sì, signore. Si sta nascondendo qui dentro al tunnel, signore. Chi c'è qui? Shh. Ma noi siamo gli unici qui dentro, Thomas. Non voglio mai più andare così veloce in retromarcia, capito, Thomas? State zitte, per favore. Thomas! Di a Jeffrey che vorrei parlare con lui, per favore. Salve! Sono Jeffrey! Mi dispiace di non poter uscire, signore, ma sono molto, molto timido! Beh, Jeffrey, che tu sia timido o no, hai causato molta confusione e ritardi. Fa più attenzione quando smisti i vagoni in futuro! Certamente, signore! Non ci saranno altri incidenti a causa mia! Thomas! No! Niente più incidenti, Jeffrey! Beh, allora arrivederci! Stai andando via? Beh, arrivederci, Jeffrey! Thomas pensò che il suo piano avesse funzionato molto bene. Ma i veri guai dovevano ancora cominciare. Oh, per tutte le caldaie bollenti! Che cos'è stato? Oh, è Spencer! Sta attento! Oh, no! Per tutte le caldaie bollenti! Levati di mezzo! Levati di mezzo! Thomas? E Spencer? Io non capisco. Dov'è il povero Jeffrey? Chi sarebbe Jeffrey? È una grande locomotiva della terraferma. Non lo hai visto nel tunnel? Non c'era nessuna locomotiva nel tunnel.
A eccezione di quello sciocchino di Thomas. È quello che ho detto anch'io. Thomas? Spiegati, per favore. Mi dispiace, signore. Io mi sono inventato Jeffrey perché non volevo finire nei guai per aver causato quell'incidente al porto di Brendam. Oh, allora sei stato tu, non è vero, Thomas? Ora ascolta, a tutti capitano gli incidenti. Per esempio, stamattina io ho rotto una teiera della signora Hutt ed era la sua preferita. E sai cosa ho fatto? Le ha detto che era stato Jeffrey? Certo che no! Ho confessato subito e credo proprio che dovresti farlo anche tu. Hai provocato molto caos inventandoti quella sciocca storia su Jeffrey. Mi dispiace, signore. Spero che imparerai dai tuoi errori questa volta. Adesso... Ho dimenticato di riempire la sabbiera! Ah, ecco che arriva Thomas! È normale che vada così veloce? Non riesco a fermarmi! Non riesco a fermarmi! Aiutatemi! Oh no! Ha finito la sabbia! Frena, Thomas! Frena! Credo proprio di aver rotto la sua sorpresa di Natale, signore! Mi dispiace tanto. Non preoccuparti, Thomas. Dentro la cassa c'era tutto l'occorrente per costruire una pista di ghiaccio proprio davanti al municipio. Non si è rotto nulla! Guarda! Cosa ne pensi della mia sorpresa speciale per Natale, Thomas? Mi piace tanto, signore. Forse il ghiaccio può essere divertente, dopo tutto. Grazie per il tuo aiuto, Thomas. Tu sei davvero una locomotiva molto utile. Oh, oh. Buon Natale, signor sindaco! Credo ancora che abbia bisogno della sabbiera, così la smette di scivolare. Quindi, quando la cassa è caduta dal pianale, ho creduto di aver rotto ciò che si trovava dentro. Ma poi è venuto fuori che in realtà erano i pattini a fare tutto quel rumore. Anch'io l'ho pensato quando l'ho fatta cadere. Quando tu l'hai fatta cadere? No! 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 Sì! Perché credi che continuassi a nasconderla? La stavi nascondendo? Sì, ok, mi dispiace. Mi dispiace tanto. Ma non possiamo fare finta di niente? Dopotutto, è Natale, non è vero? Crank ha ragione! Che ne dite di cantare tutti insieme? Auguri di buon Natale, auguri di buon Natale, auguri di buon Natale. È un felice anno con Cranky. Victor, sei proprio tu? Sono qui dietro. Oh no, adesso non mi troveranno mai. Thomas, al deposito, prese il vagone di Emily con le nuove bielle, proprio mentre Victor arrivava dall'altra parte. Resisti, amico mio! Sto venendo a salvarti! Oh, finalmente! Ora portiamo subito questi ricambi all'officina. Kevin! Dove sei finito? C'è qualcuno? Chi c'è? Yuhu! Sono qui! Oh. Salve! Victor! Ho una consegna per te! Victor! Kevin! Ciao, Thomas! Oh, Emily! Sei lassù! Ma
Dov'è Victor? È uscito nella neve per cercare Kevin. Che cosa? La bufera sta peggiorando là fuori. Kevin e Victor potrebbero essere ovunque. Oh, nessuno può vedermi e non possono neanche sentirmi. Kevin, devi assolutamente fare qualcosa. Ce l'ho fatta! Magari dovremmo... Che cos'è? Kevin, sei tu? Sono qui sotto! Aspettami, sto arrivando! Per fortuna ti ho trovato prima che cominciasse a fare buio, Kevin. Grazie, Thomas. Mi hai salvato la vita. Ma dov'è Victor? È uscito nella neve per venire a salvarti. Victor? Oh, impossibile, lui odia la neve. Thomas corse nella bufera alla ricerca di Victor. Kevin! Oh, cielo! Sta peggiorando sempre di più e non c'è ancora segno del mio piccolo... Victor! Victor, fermo! Torna indietro! No, Thomas! Non lo posso fare! Devo assolutamente trovare Kevin! Kevin è al sicuro, Victor! È tornato all'officina! Cosa? Hai trovato Kevin? È rimasto lì tutto il tempo! Era bloccato nella neve! Tale di Cranky! Era una giornata fredda e il ghiaccio ricopriva tutta l'isola di Sodor. Le locomotive erano impegnatissime per i preparativi di Natale. Thomas stava consegnando del sale al municipio di Tidmouth per evitare che le persone scivolassero sui marciapiedi. Sta attento, Thomas! Per tutti i respingenti, questo ghiaccio è davvero scivoloso! Lo so! È a questo che serve la sabbia nella sabbiera, mio caro! Aiuta a mantenere la presa sui binari! Oh, lo so, Edward! Ecco perché sto facendo rifornimento di sabbia! Oh, splendido! Hai portato il sale per i marciapiedi, eh? Dovremmo usarne un po' qui dietro! Sembra che anche Sir Topham abbia bisogno di una sabbiera. Sì. Ah, Thomas, grazie per aver consegnato il sale. Bravo. Ma ho un lavoro ancora più importante da affidarti oggi. Di che si tratta, signore? C'è una consegna davvero speciale in arrivo al porto. Una cassa di Natale con nastri rossi che deve essere portata proprio qui al municipio. Darà il via ai nostri festeggiamenti di Natale in grande stile. Corri, Thomas! E attento a non scivolare! Non si preoccupi, signore! Ho appena riempito la sabbiera! Nel frattempo, al porto, Cranky era impegnato a scaricare delle casse. Solleva e carica! Solleva e carica! Io non capisco, perché c'è sempre tutto questo carico extra a Natale? Ma che cos'è? Oh no! Non suona per niente bene, credo proprio di averla rotta. Così, mentre nessuno lo guardava, Cranky decise di nascondere la cassa rotta. Buongiorno, Cranky! Ho una consegna importante da prendere! Oh! Ciao, Thomas! Di cosa si tratta? Una cassa natalizia con grandi nastri rossi tutti intorno. L'hai vista? Fammi pensare! Come vedi, ho dovuto scaricare così tante casse oggi! Cranky era troppo imbarazzato per dire a Thomas che aveva fatto cadere la cassa. Deve essere qui intorno da qualche parte. Credo che mi ricorderei se avessi visto in giro una cassa simile, Thomas. No. E adesso come faccio a dirlo a Sir Topham? Oh, per i carboni ardenti! Thomas era talmente preoccupato di non sapere cosa dire a Sir Topham che si dimenticò di moderare la velocità sui binari ghiacciati. Ma poi si ricordò di usare la sabbia che portava con sé.
così va meglio. Eccolo che arriva! Ah, vi avevo detto che sarebbe stato qui a momenti! Eccolo qui! Ma dov'è la cassa che ti avevo mandato a prendere, Thomas? L'ho cercata dappertutto, signore. Ma Cranky mi ha detto che la cassa di Natale non è ancora arrivata. Bene, allora, dov'è questa grande sorpresa di Natale che aveva promesso a tutti noi? Signor Sindaco, sembra che ci sia stato un ritardo nella consegna. Non si preoccupi, signore, la troverò. Le giuro che frugherò il porto da cima a fondo se necessario. Sì! Thomas, ti sei dimenticato di riempire la sabbiera. Thomas! Thomas aveva tanta fretta di tornare al porto che non sentì Edward che lo chiamava. E la sabbia stava per finire. Auguri di buon Natale, auguri di buon Natale, auguri di buon Natale, un felice anno con Salty. Thomas cercò la cassa di Natale in lungo e largo, ma ogni volta che si avvicinava, Cranky spostava altre casse per nasconderla. Ehi tu, marinaio! È questa la cassa che stavi cercando? Oh! Ben fatto, Salty! L'hai trovata! Sì! Ben fatto, Salty! Povero me! Thomas tornò sbuffando a Tidmouth più veloce che mai con la cassa di Natale. Oh no! Ho dimenticato di riempire la sabbiera! Ah! Ecco che arriva Thomas! È normale che vada così veloce? Non riesco a fermarmi! Non riesco a fermarmi! Aiutatemi! Oh no! Ha finito la sabbia! Frena, Thomas! Frena! No! Credo proprio di aver rotto la sua sorpresa di Natale, signore! Mi dispiace tanto. Non preoccuparti, Thomas. Dentro la cassa c'era tutto l'occorrente per costruire una pista di ghiaccio proprio davanti al municipio. Non si è rotto nulla! Guarda! Cosa ne pensi della mia sorpresa speciale per Natale, Thomas? Mi piace tanto, signore. Forse il ghiaccio può essere divertente, dopo tutto. Grazie per il tuo aiuto, Thomas. Tu sei davvero una locomotiva molto utile. Oh, oh. Buon Natale, signor Sindaco! Credo ancora che abbia bisogno della sabbiera, così la smette di scivolare. Quindi, quando la cassa è caduta dal pianale, ho creduto di aver rotto ciò che si trovava dentro. Ma poi è venuto fuori che in realtà erano i pattini a fare tutto quel rumore. Anch'io l'ho pensato quando l'ho fatta cadere. Quando tu l'hai fatta cadere? No! 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 Sì!
Perché credi che continuassi a nasconderla? La stavi nascondendo? Sì, ok, mi dispiace tanto. Ma non possiamo fare finta di niente? Dopotutto è Natale, non è vero? Cranky ha ragione. Che ne dite di cantare tutti insieme? Auguri di buon Natale, auguri di buon Natale, auguri di buon Natale. È un felice anno con Cranky. Oggetti smarriti. Era la fine di un'altra intensa giornata quando Thomas tornò alla stazione di Knapford. Sir Topham lo stava aspettando. Ah, Thomas, ho appena ricevuto delle notizie. Domani ci sarà un'ispezione sulla ferrovia di Sodor e la squadra vorrà ispezionare dappertutto. Oh, accidenti! Se dovranno ispezionarci avremo bisogno di una bella pulizia. Infatti, i miei passeggeri hanno dimenticato ogni genere di cose. Di nuovo. Anche i miei. Guardi. Ah, va bene. Portateli all'ufficio oggetti smarriti. Vediamo cosa c'è qui. Bene. Oh, molto carino. Oh, ma guarda un po'. Qualcuno la starà cercando. Speriamo che l'ufficio oggetti smarriti sia in grado di scoprire a chi appartengono. Oh, e questo cos'è? Oh, è molto divertente. Oh, giusto, Thomas, è meglio che porti Annie e Clarabel al lavaggio. Vi voglio tutti puliti e pronti per l'ispezione di domani. Sì, signore. L'indomani mattina, Sir Topham arrivò al deposito di Tidmouth per controllare le sue locomotive, prima dell'arrivo degli ispettori. Eccellente! Siete davvero splendenti! E sapete bene quanto questo sia importante per la ferrovia. Ma non importante quanto l'affidabilità e la puntualità, Sir Topham. Naturalmente, signori. Bene, da dove vorreste cominciare l'ispezione? Oh, credo proprio che cominceremo dalla locomotiva numero uno. Non dimenticare, Thomas, oggi hai molte consegne da fare. Quindi è più importante che mai essere puntuali e rendersi utili. Non preoccupatevi, Annie e Clarabel. Che cosa potrebbe mai andare storto? Oh! Ops! Chiedo scusa a tutti! Cielo, fa un gran caldo qui dentro. Mi permetta, signorina. Oh, è bloccato. Finestrino bloccato. Oh, mi scuso. Lo farò sistemare alla prossima stazione. Oh, temo che non stiamo facendo una buona impressione. Non ti preoccupare, Annie. Aggiusteremo tutto in men che non si dica. Alla stazione di Draio salì un gruppo di scolari rispettosi che cominciò a causare ancora più problemi. Su, giovanotto, scusati immediatamente. Scusi! Basta adesso! Oh, che ragazzini maleducati! Non ti preoccupare, Annie. Credo che scenderanno alla prossima stazione. Giovanotto! No! No! Il cavo di emergenza, no! Oh,
sono vivaci. Ma di solito non sono così. Deve essere il sole. Oggi fa veramente caldo. Faremo sicuramente tardi. Credi di farcela finire tutte le consegne, Thomas? Oh, povero me. Thomas ce la mise tutta per recuperare il tempo perso. Ma tutto sembrava remare contro di lui quel giorno. Che cosa succede? Oh, non ci credo, un altro ritardo. Saremo a destinazione in un batter d'occhio, signori. Finalmente l'ispezione di Thomas era finita. Era ora. Povero me. Mi dispiace per tutti questi ritardi, signore. Oh, non potevi farci niente, Thomas. Comunque, ora devo andare. Non sei l'unica locomotiva a dover essere ispezionata. Buona fortuna! Erano passate molte, molte ore da quando Thomas tornò alla stazione di Knapford, non appena terminate tutte le sue consegne. Thomas, guarda cosa abbiamo trovato quando te ne sei andato! Altri oggetti smarriti! Era sul pavimento di Annie! Ma quello è l'orologio dell'ispettore Scontroso! Dobbiamo riportarglielo immediatamente! O la ferrovia si beccherà un rapporto ancora peggiore! Così Thomas, Annie e Clarabel partirono alla ricerca degli ispettori per restituire l'orologio d'oro. Alla fine, Thomas li trovò, mentre ispezionavano Gordon e il treno espresso. Perché ti stai fermando, Thomas? Dobbiamo fermare Gordon! Devo parlarle immediatamente. Non è affatto necessario che mi chiami signore, Thomas caro. Non stavo parlando con te, Gordon. Si può sapere che succede, Thomas? Annie ha trovato un orologio d'oro sul suo pavimento. Non volevamo che finisse in altri guai dopo tutti i ritardi di questa mattina. Questo poi è incredibile. Non mi ero neanche accorto di averlo perso, Thomas. Ti ringrazio. Non c'è di che, signore. Questo orologio mi è stato regalato per festeggiare i miei 20 anni di lavoro per le ferrovie. Grazie ancora. Mi sarei rattristato parecchio se lo avessi smarrito. Hai fatto la cosa giusta prendendo l'iniziativa di venire a cercarci, Thomas. Iniziativa, signore? Questo significa che hai capito come risolvere il problema da solo. Tu non sei soltanto una locomotiva molto utile, sei anche molto gentile. La ferrovia potrà ricevere dei commenti entusiastici e tu, Annie e Clarabel, riceverete una menzione speciale. Ma che? Troppo gentile. Grazie, signore. Penso sia meglio che torni alla mia linea secondaria. E noi dobbiamo tornare sulla terraferma, se Gordon è d'accordo. Ma certamente, signore! Veloce e lesto, io rimorchio il treno espresso! Ops! Scusate, signori! Questi giochi sono divertenti. Posso? Molto divertenti. No! Oh no, di nuovo!